Il finale di cui Ko è protagonista gli vale la vittoria e consente di terminare i giochi con un lieto fine per entrambi, una medaglia d'oro ciascuno e la conferma di essere ancora i migliori al mondo. Mosca 1980. Sebastian Ko. Segno della vittoria per le Olimpiadi di ieri e di domani. Ladies and gentlemen, signore e signori, Lord Sebastian Ko. Deputato alla Camera dei Comuni per il Partito Conservatore, elevato al rango nobiliare come barone Ko di Renmore. Hello. Nel 2000 nominato Cavaliere dell'Ordine dell'Impero Britannico, nel 2006 e poi Presidente del Comitato Organizzatore Londra 2012. Mamma mia, quanti impegni! Verrebbe quasi voglia di dire, ma non si stava meglio quando ci si allenava per ore in pista? I didn't actually get the question. I'll make it up. I think the question was about the Olympics and competing. Ho capito and che winning la domanda riguardava soprattutto i giochi olimpici e la mia lunga carriera. Mosca è stato un grandissimo momento per me, un bellissimo momento. Addirittura. Io credo che la sua rivalità, abbiamo ricordato Steve Ovett, ma dobbiamo ricordare anche un altro grande, Steve Cram, ha segnato gran parte degli anni Ottanta. Anche tutto il mondo dell'atletica diventava più grande con queste rivalità. Forse oggi ci sarebbe ancora più bisogno. Penso che l'atletica leggera, si è andata molto avanti, soprattutto a partire dal 1968, attraverso dei grandissimi atleti che si sono esercitati moltissimo anche negli anni Ottanta. Si sono sfidati. Assolutamente sì. Una domanda che a me viene è: quanto un grande atleta può davvero diventare un grande organizzatore? Quanto la sensibilità di un atleta può essere d'aiuto, come poi sarà nei giochi di Londra 2012? Well, Maurizio da Milano just a few moments ago said the right thing. Milano. The games have to be for the athletes. They're not for officials, they're not for commercial organizations. Prima di diventare un organizzatore ha partecipato a quelli che erano i giochi olimpici. If the athletes are center stage, then you have to have a great games. Prima di tutto bisogna giocare ed essere parte dei giochi olimpici. Soprattutto quando ti organizzi un campionato, quando organizzi delle squadre per poter creare poi delle competizioni, quello che devi fare è sacrificare anche la tua famiglia, i tuoi amici, con l'obiettivo di poter organizzare i giochi olimpici con tutto te stesso. Sottoscriviamo l'appello di Da Milano e di Sebastian Ko. Un'ultima cosa, Michel Platini, altro grande atleta che ha segnato la storia nel suo settore del calcio, è diventato numero uno della UEFA. Ha detto: voglio un calcio dal volto umano, gli europei dovranno essere europei dal volto umano. Che volto avranno le Olimpiadi di Londra 2012? Vogliamo svelare stasera in Mondovisione questa Londra 2012? For me it's very simple. The Olympic Games per me è molto semplice rispondere a questa domanda. Bisogna mettere in evidenza soprattutto le persone più giovani, il movimento delle persone giovani. Dobbiamo mettere insieme le generazioni future, le generazioni prossime, e coinvolgere queste persone per far capire realmente il significato dei giochi olimpici.
Ma soprattutto non dobbiamo dimenticare che i Giochi Olimpici fanno parte di un quadro a livello mondiale ed hanno un'importanza molto, ma molto rilevante. Complimenti. Lord Sebastian Coe, presidente del comitato organizzatore di Londra 2012. Chiamo Carlo Giannetti per la consegna della targa in oro, la dottoressa Sua Eccellenza Francesca Garufi, prefetto di Arezzo, per il diploma di ambasciatore Fair Play. C'è anche la consegna della medaglia inviata dal presidente del Senato della Repubblica. Sua Eccellenza la dottoressa Garufi con Lord Sebastian Coe, siamo ai massimi livelli. Grazie anche a Carlo Giannetti, altro momento di grandissima intensità. Noi ricordiamo in questi momenti Sebastian Coe, atleta, e vogliamo continuare a ricordare che è stato un super campione della pista.